La Regione Puglia mi ha chiesto di lavorare su uno spot che faccia in qualche modo ripartire il turismo. Io non ho questa pretesa ovviamente, però è stato uno sforzo condiviso da molti di noi per ognuno fare quello che può per dare un segno di ripartenza appunto. Sono stato in diversi punti della Regione, all'Euca, in Valle d'Itria, sul Gargano, posti meravigliosi, posti che mi hanno ricordato che vivo in una regione meravigliosa, che può ospitare il turismo anche in sicurezza e anche che faccio un bel mestiere, perché ho potuto fare il turista, diciamo, lavorante con grande soddisfazione. Io ho concepito lo spot come un piccolo film, ci sono personaggi in questo film che sono i veri turisti, i viaggiatori, e abbiamo davvero fatto questo percorso. Siamo davvero andati in bicicletta, ho fatto fare un giro di 20 km a un gruppo di ciclisti, ho fatto fare un percorso sulla via Francigena all'Euca a una camminatrice, siamo andati in barca a vela a Rodi Garganico, un'esperienza che anche ai nostri protagonisti è servita molto, gli arricchiti e gli ha fatti capire quanto è bella la Puglia. Puglia riparti dalla meraviglia e la nuova campagna di comunicazione della Puglia per l'estate 2020. Saremo in tutte le TV, sui giornali e promuoveremo la Puglia in maniera fortissima sulle regioni limitrofe, sui pugliesi stessi e soprattutto in Italia. Una campagna molto importante che dà il senso della ripartenza. Lancio e colgo l'occasione per lanciare un invito a tutti i pugliesi a rimanere in Puglia e a scoprire i luoghi che ancora non hanno mai visto, non hanno mai visitato, ad andare in quel ristorante stellato o una piccola osteria della quale hanno sentito parlare, che non avevano avuto in passato il tempo di frequentare. È molto importante soprattutto che questa ripresa dell'attività turistica avvenga con attenzione, rispettando le regole, che poi sono semplici: lavarsi le mani, tenere le mascherine, avere le distanze giuste, consentire e mantenere le informazioni che in caso di bisogno ci consentono di ricostruire la rete dei contatti stretti. Voglio cogliere l'occasione per dire che la nostra ordinanza, che diciamo chiede a chi arriva in Puglia di segnalarsi, è utilissima. Proprio ieri a Copertino, grazie a quell'ordinanza, sono arrivati 3 brasiliani che si sono denunziati. La ASL, come deve fare, sapendo che venivano da un luogo diciamo a rischio, li ha immediatamente tamponati, come si dice, non con l'automobile ma col tampone. Abbiamo individuato la loro positività e quindi, come vedete, il nostro sistema protegge i pugliesi e gli altri turisti, perché grazie alla collaborazione di chi arriva, noi sulla base di notizie precise possiamo fare quell'attività di prevenzione che adesso, grazie al potenziamento della rete dei laboratori, possiamo fare facilmente. In ogni caso, in Puglia i contagi sono praticamente zero, non ci sono focolai locali, chi viene qui non rischia nulla, e quindi invito tutti a venire e soprattutto a godersi la Puglia, perché ci sarà comunque un effetto, diciamo, per certi versi indesiderato, ma sarà utile e divertente per chi viene in Puglia. Siamo un po' meno dell'anno scorso, quindi troverete più facilmente posto negli alberghi, più facilmente posto nei ristoranti, ma sbrigatevi, perché ovviamente io non vorrei che, man mano che la situazione migliora, questa situazione di prenotazioni ancora possibili possa chiudersi. Quindi chi ha intenzione di venire in Puglia e di rimanere in Puglia, prenoti subito. Prenotare significa consentire agli imprenditori
del turismo di programmare, di spendere meglio i loro soldi e di offrirvi quindi servizi migliori ad un costo inferiore, perché se poi vi precipitate tutti l'ultimo giorno rischiamo di fare confusione. Grazie a tutti. Insieme a te, voglio andare proprio in Puglia e ti spiego anche il perché. Sole, mare, pace, niente, gioia e divertimento. Mangio bene, poi cammino, vado in bici col vicino.